Era un reportage che racconta le vicende dei lavoratori, dei braccianti agricoli siciliani nell'area di Paternò, Adrano, Cireale, Acicatena. Il nostro racconto si snoda attraverso il lavoro sul campo di due sindacalisti, Alfio Mannino e Pino Mandrà, che quotidianamente appunto vanno a trovare i braccianti agricoli nelle piazze dove ogni notte avviene il reclutamento. Quindi so per esempio a Piazza Sant'Antonio di Paternò, così come piazze di Adrano e Cireale. Terra nera proprio perché si parla di lavoro nero, si parla di sfruttamento e soprattutto nero perché buona parte delle immagini sono state realizzate di notte, poco prima che ognuno di questi paesi si svegliasse per la loro quotidianità. Com'è nata l'idea di realizzare questo docufilm? È nata proprio dall'esigenza di dare voce a un fenomeno che sennò rimarrebbe quasi invisibile. Proprio perché svolgendosi, seppur in pieno centro in questi paesi, svolgendosi dalle 5 alle 6 e mezzo del mattino, per tutto il resto della giornata è un fenomeno che praticamente non esiste.